Coordinamento delle sinistre di opposizione in presidio questa mattina davanti al Consiglio regionale, che tra l'altro sta trattando il monotematico sul POS, però c'è anche altro nella vostra protesta. Sì, quest'oggi abbiamo indetto questo sit-in di protesta a partire dalla pubblicazione dell'ultimo POS, che come noto presenta ancora i soliti indiscriminati tagli, accorpamenti, non prevede una risposta sanitaria specifica per quelli che sono i bisogni reali della popolazione. A partire da questo disgustoso POS triennale che stanno, forse dicono di voler ridiscutere, c'è il discorso generale che sono anni che la sanità regionale viene smantellata. Abbiamo perso quasi un terzo rispetto del personale medico complessivo tra OSS, infermieri, primari eccetera rispetto alla fine degli anni 90, primi 2000. Abbiamo un deficit sanitario fuori controllo nonostante la chiusura dei reparti, nonostante le mancate assunzioni, personale che va in pensione per limiti di età, nonostante l'accentramento delle spese per l'acquisto di materiale e quant'altro, il deficit sanitario continua a schizzare alle stelle. Ciò è dovuto a tutta una serie di spese folli, senza bandi di gara, la mobilità passiva di chi va fuori regione a curarsi. Proprio è un disastro come stanno gestendo la sanità regionale. Oggi siete qui in protesta, quali saranno poi i prossimi passi laddove oggi dovesse esserci nulla di fatto? Presumibilmente non cambierà nulla, almeno nella sostanza il POS sarà riconfermato. Come stiamo facendo già da 2 anni, continueremo a fare le nostre denunce, a monitorare l'attenzione sui provvedimenti legislativi adottati dal governo regionale.